Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Albano da 20 anni è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso. Ma oggi torna a parlare di Romina, spiegando quanto sia stata importante. Sono passati molti anni da quando una delle coppie più belle dello spettacolo si è detta addio. Albano e Romina Power, dopo più di 20 anni di matrimonio, decisero di prendere due strade diverse. E solo recentemente, il cantante di Cellino San Marco ha svelato che la scomparsa di Ilenia, la loro primogenita, non ha a che fare con la fine del suo matrimonio. Albano ha voltato pagina, dopo alcuni anni in cui è stato solo, ha incontrato Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Junior. Questa volta a parlare del loro rapporto è la showgirl che ha fatto alcune rivelazioni su come si è conosciuta con il cantante. I due accompagnavano i figli allo stesso istituto di suore. Si era separata da poco, mentre Albano lo era già da un po'. Eravamo due persone libere, con dei rapporti alle spalle, ci siamo incontrati, sono passati più di 20 anni da quel giorno. Questo è quanto ha raccontato Loredana Lecciso al settimanale Novella 2000. Molto spesso, in questi anni, si è parlato molto delle due donne di Albano ed è lo stesso che in più di una occasione ha definito Romina Power come una sorella. L'affetto per lei non è finito, si è solo trasformato. Anche Loredana Lecciso ha parlato della sua rivale in amore e se la cantante abbia in qualche modo influenzato la sua vita di coppia con Albano. Albano e Loredana Lecciso, ecco come vivono loro la coppia. La showgirl ha detto che sono trascorsi tanti anni e da grande dai meno peso ai fatti che si raccontano. E specifica poi che sono passati 23 anni e Albano ed io siamo ancora una coppia. E poi parla anche di come ha vissuto questa relazione in tutti questi anni. Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma ha avuto la forza di andare avanti. E aggiunge ancora che se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate. Albano in diverse occasioni ha affrontato la questione matrimonio con Loredana Lecciso, ma ha ammesso che non è pronto a rivivere tutto quello che ha passato con la sua ex moglie, se anche questa relazione poi dovesse finire. Alla fine, anche la Lecciso è arrivata alla stessa condizione del suo compagno. Il matrimonio adesso non cambierebbe nulla, è come se fossimo sposati da tempo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.